L'AS Basket Corato torna alla vittoria contro la Lupareccia in casa, finisce 83 a 65. Diciamo che la partita comincia con un gioco non particolarmente fluido, ma poi si sblocca qualcosa e il Corato va avanti fino alla vittoria. Sì, una partita difficile. Noi venivamo da due partite perse consecutivamente, una con Ostuni e l'altra con Monteroni fuori casa. Sicuramente un approccio che ci ha un po' fatto ricordare quelle che erano le partite precedenti. Poi diciamo il capitano ci ha preso per mano e ce la siamo portate a casa, grazie a Dio, perché ce lo meritavamo davvero. Proprio il capitano Mauro Stelle è stato un po' lo spartiacque di questa gara, perché appunto, come dicevamo prima, dopo i primi due set incerti si è riuscita poi a sbloccare la situazione, e decisiva è stata la fase difensiva di tutta la squadra, perché poi è stata una prestazione corale, ma si può dire degli under, fra cui te. Sì, sicuramente in questa partita ho trovato un po' più spazio, anche i miei compagni, gli altri due under. Sicuramente abbiamo dato il nostro apporto, perché il nostro stare qui è questo, aiutare la squadra nei momenti in cui ecco, c'è bisogno, perché il coach, insomma, è lui che decide, noi siamo sempre lì in panca ad incitare e a fare quello che ci è permesso. Bene, la prossima settimana, domenica meglio, si giocherà contro la Libertà Saltamura, una squadra abbastanza ostica e sicuramente ben attrezzata, quindi bisognerà lavorare tanto per portare a casa il risultato. Sicuramente, già stiamo preparando qualcosa per la prossima partita. Domenica ci aspetta una partita intensa, un campo ostico, diverso da quelli che sono i campi, tra virgolette, tradizionali, canestri che pendono dall'altro, insomma, che non siamo abituati noi a tirare a quei canestri, però insomma vogliamo continuare a vincere, siamo al secondo posto, vogliamo rimanere lì. E intanto c'è stata una novità, un acquisto in casa Nero Verde, in casa Corato Basket, e dunque la necessità di creare gruppo anche con questo nuovo innesto e di amalgamarsi. Assolutamente, se prima si diceva il ruolo degli under, quando il coach ci chiama, bene, noi rispondiamo. Il ruolo degli under principalmente è quello di fare gruppo, per quanto mi riguarda, un nuovo acquisto, tecnicamente sicuramente di livello, quello che spetta al gruppo è integrarlo sicuramente con quello che abbiamo in squadra, con le persone che abbiamo in squadra, sarà un compito facile.